Oggi, prima di due tappe in Friuli Venezia Giulia. Giornata storica, si parte da una base militare, quella di Rivolto, sede e punto di partenza della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, un'eccellenza e un orgoglio tutto italiano. E allora, mettendo insieme il Friuli Venezia Giulia e l'orgoglio tricolore che in questi mesi difficili abbiamo riscoperto, viene fuori una storia sospesa fra il romanzo e la realtà. Il contesto è quello del giro del 1946, il primo dopo la fine della guerra. Il paese è devastato, è un'Italia che deve rinascere dalle ceneri di un conflitto combattuto contro nemici dichiarati e dilaniato anche dalla guerra civile. La gente è povera, ma vuole rialzare la testa, cercando disperatamente un simbolo a cui aggrapparsi per tornare a essere orgogliosa del proprio paese. Lo sport offre quella possibilità. Ricompattarsi intorno a un desiderio di unità. Sono gli anni del Grande Torino, sono gli anni del ciclismo. All'Italia però mancano ancora Trieste e l'Istria, contese fra fazioni anglo-americane, jugoslave e italiane. Ci sono scontri frequenti e il giro ha programmato un arrivo proprio a Trieste per sottolinearne l'italianità. È un progetto che naturalmente dà fastidio agli attivisti anti-italiani che organizzano una vera e propria azione militare. Nei pressi di Pieris, a una quarantina di chilometri da Trieste, va in scena un vero e proprio agguato. Strada sbarrata, sassate sul gruppo, parte anche un furioso conflitto a fuoco fra manifestanti e polizia. Il corridore Egidio Marangoni viene ferito gravemente, si sparge la voce che sia morto. La maggior parte del gruppo, terrorizzato, segue le indicazioni delle proprie squadre, si ferma e viene trasportato al sicuro a Udine. Solo 17 corridori, cappeggiati dal triestino Giordano Cottur, vogliono proseguire a tutti i costi. Dopo ore di discussioni si decide, verranno scortati fino a 7 km da Trieste, poi entrano in città, da eroi, da liberatori, accolti dalle campane delle chiese, da una folla in delirio. Chissà se la vittoria di Bartali al Tour del 48 salvò l'Italia dalla guerra civile dopo l'assassinio di Togliatti. Senza nessun dubbio, invece, l'arrivo di quei 17 nella città giuliana evitò un conflitto etnico-politico fra italiani e slavi. Quel giro, per la cronaca, lo vincerà Bartali davanti a Coppi, ma il vero eroe resterà Giordano Cottur, leader di quel manipolo di uomini che, con la tappa tecnicamente neutralizzata, decisero di proseguire, cambiando la storia non certo del ciclismo, ma del paese intero. Eccoli, uno per uno, gente sconosciuta che 74 anni dopo merita un grazie e un simbolico riconoscimento, quello di far parte di questo gruppo che sta correndo un giro che non c'è. Il primo, anzi spesso l'ultimo, era già con noi, la maglia nera, Luigi Malabrocca. Gli altri sono Egidio Feruglio, Giannino Piccolroaz, Antonio Bevilacqua, Angelo Menon, Mario Fazio, Enrico Sala, Guerrino Amadori, Fiorenzo Crippa, Diego Marabelli, Tino Ausenda, Bruno Pasquini, Carlo Moscardini, Enzo Coppini, Andrea Giacometti, Walter Generati e il loro leader, Giordano Cottur.